Buongiorno e benvenuti a tutti per questa seconda giornata dei nostri lavori di questa conferenza. Credo che abbiamo avuto tutti ieri una splendida serata organizzata in un posto molto bello e quindi qualche piccolo minuto di ritardo credo che sia anche giustificato dalla necessità di riprenderci dopo una serata così ben riuscita. Io sono Lorenzo Salazar, sono il direttore dell'Ufficio degli Affari Penali Internazionali del Ministero della Giustizia e sono stato richiesto di introdurre questi nostri lavori che oggi subiscono qualche lieve modifica. Infatti il vicepresidente della Commissione Libe del Parlamento Europeo, Philip Albrecht, purtroppo non è con noi per un imprevisto dell'ultimo momento, ma ci ha inviato un videomessaggio, quindi ancora una volta, come già nel caso del Presidente della Corte di Giustizia, avremo comunque il piacere di vedere e sentire il Vicepresidente Albrecht prendere la parola. La buona notizia è che anche il Presidente della Commissione Libe del Parlamento Europeo, l'onorevole Moraes, ha voluto essere presente qui con noi, sia pure solo in via mediatica, e anche lui ha inviato un messaggio. Ed è invece dal vivo che abbiamo il piacere di avere l'onorevole Caterina Chinnici oggi con noi, che è membro della Commissione Libe. Quindi questa commissione così importante per i nostri lavori, insieme ovviamente anche alla Commissione IURI del Parlamento Europeo, è presente sia in corpo che in spirito attraverso gli interventi che ci sono stati inviati. Quindi i nostri lavori subiranno qualche piccola modifica, adesso ascolteremo gli interventi successivamente del Presidente Moraes e del Vicepresidente Albrecht, poi cederò la parola alla professoressa Lighetti dell'Università di Lussemburgo, che è un altro degli organismi di ricerca coinvolti in questa bellissima iniziativa del trio di presidenze. Ascolteremo il professor Satzger e poi avremo un coffee break per poi continuare con la professoressa Parisot e il professor Mengozzi e il professor Viganò. Il ministro della giustizia è atteso per la fine della mattinata, quindi non vi muovete, state qui fino alla fine dei nostri lavori perché speriamo di averlo con noi all'orario previsto. Benissimo, quindi io credo che possiamo allora iniziare con l'intervento del Presidente della Commissione Libe del Parlamento Europeo, l'onorevole Moraes. Colleghi, il Trattato di Lisbona ha dato al Parlamento Europeo i poteri di colegislazione e in particolare nell'area e nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nel secondo mandato parlamentare la Commissione Libe in particolare ha esercitato questi nuovi poteri al fine di assicurare un maggiore controllo democratico, un approccio più bilanciato alla cooperazione di polizia giudiziaria nella UE, tenendo conto dei diritti delle vittime, ma anche degli indagati e degli imputati. Il 1 dicembre, come stabilito dal protocollo 36 del Trattato di Lisbona, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sarà competente a esercitare il sindacato giurisdizionale sullo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la cooperazione giudiziaria in materia penale e la cooperazione di polizia, i nuovi poteri della Commissione Europea di avviare le procedure di infrazione dovrebbero assicurare una migliore applicazione del diritto europeo. La Commissione ha sottolineato più volte che non tutti gli Stati membri hanno trasposto in modo corretto gli strumenti del terzo pilastro e ci sono voluti anni per ratificare a volte delle convenzioni UE o per attuare decisioni quadro. Sarà la responsabilità della Commissione europea pertanto valutare l'attuazione e l'applicazione degli strumenti comunitari negli Stati membri e avviare delle procedure di infrazione. Vi posso assicurare che la Commissione Libe farà quanto è necessario per
per lavorare con la Commissione europea. E ci saranno maggior carico di lavoro per la Corte di Giustizia, quindi la Commissione e il Consiglio beneficeranno di un quadro più ampio nel preparare la legislazione. Questa evoluzione dovrebbe migliorare la produzione legislativa, ma dobbiamo renderci conto che la Commissione ha una responsabilità primaria e il Parlamento anche, nonché il Consiglio, tutti devono assicurare il rispetto della legislazione europea della Carta. C'è stato un rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nella UE e il Parlamento europeo ha invitato la Commissione europea a rivedere la legislazione dell'Unione per quanto riguarda la materia penale di polizia e in particolare sotto il profilo dell'osservanza della Carta del Trattato di Lisbona. E c'è stata una risoluzione nel 2014 sulla situazione dei diritti fondamentali nella Unione europea e il Parlamento si è rivolto alla Commissione e al Consiglio perché in tutte le fasi del lavoro legislativo si assicurasse il rispetto dei diritti fondamentali contenuti nella Carta. Nel rapporto sull'applicazione degli strumenti comunitari la Commissione dovrebbe valutare il nuovo impatto di questa legislazione sui diritti fondamentali. È anche importante per le tre istituzioni reagire rapidamente a nuovi eventi e alle nuove sfide. Occorre valutare la necessità di strumenti legislativi a livello dell'Unione. Nell'area del diritto penale, in cui i diritti fondamentali delle persone sono in gioco, la Corte di Giustizia assicurerà il rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta nella legislazione UE e nella legislazione degli Stati membri che traspongono gli strumenti dell'Unione. La Corte ha anche chiarito l'interpretazione del diritto penale dell'Unione, in particolare la validità e l'interpretazione del mandato d'arresto europeo o sul principio del ne bis in idem e con il caso Meloni, per esempio, nel 26 febbraio, Jeremy F. del 30 maggio 2013, si è evidenziata la difficoltà a far trovare un equilibrio fra efficienza e protezione dei diritti fondamentali. Tuttavia, la Corte di Giustizia non esita a prendere decisioni dure, importanti, quando la legislazione dell'Unione non è conforme alla Carta. E in particolare vediamo le decisioni sulla protezione dei dati personali, un caso che ha coinvolto l'Irlanda. Vorrei sottolineare ancora una volta che i diritti fondamentali sono al centro del diritto penale. Le nuove competenze della Corte di Giustizia e anche nel medio termine l'adesione della Unione alla Convenzione sui diritti umani. Questo avrà un impatto importante anche negli Stati membri. Questi poteri nuovi suscitano perplessità in alcuni Stati membri e vi è un grande dibattito sia a livello di università che di società civile. I diritti fondamentali nel diritto penale adesso fanno parte della Carta dei diritti fondamentali, quindi diritto primario, e sono anche sanciti dalle Costituzioni degli Stati membri. Questa situazione può portare a dei conflitti fra diritto dell'Unione e Costituzioni degli Stati. Nel caso Meloni, per esempio, si è parlato della primazia del diritto dell'Unione sulle Costituzioni nazionali, tanto che la Carta è rispettata. Per evitare questi conflitti, la legislazione UE e le procedure penali dovrebbero fornire un adeguato livello di protezione dei diritti fondamentali, tenendo conto anche delle differenze fra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Sotto questo punto di vista, la Commissione LIBI è impegnata su questo fronte e farà in modo che il diritto dell'Unione in questo settore rispetti i diritti fondamentali dei cittadini europei, così come sono sanciti dalla Carta. Grazie per la vostra attenzione. Bene. Signore e signori, vi saluto molto caldamente dal Parlamento europeo e vi saluto i partecipanti alla conferenza sul ruolo della Corte di Giustizia, uno spazio di democrazia, libertà e giustizia. Sono vicepresidente della Commissione Libe qui al Parlamento europeo e personalmente lavoro
da 5 anni nel Parlamento sulle tematiche dei diritti fondamentali e della cooperazione giudiziaria di polizia in particolare. Per noi ovviamente nell'ambito del Parlamento europeo è una grande sfida valutare il nuovo quadro giuridico a seguito del Trattato di Lisbona, le implicazioni del carattere vincolante riguardo ai diritti fondamentali del nostro lavoro legislativo. Ci sono molte tematiche per quanto riguarda l'interpretazione del diritto primario, in particolare quando si parla del delicato equilibrio fra i vari diritti fondamentali e ovviamente gli interessi del pubblico, e in particolare gli interessi in materia di sicurezza e di contrasto alla criminalità. In tempi recenti è divenuto ovvio che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha una grandissima responsabilità negli anni futuri per quanto riguarda l'interpretazione dei diritti fondamentali in un modo uniforme all'interno dell'Unione Europea, in quanto la Carta dei diritti fondamentali e i diritti fondamentali sanciti dalla nostra legislazione, quindi non soltanto direttive ma anche nel campo dei dati personali un regolamento, quindi l'applicazione di questi diritti fondamentali e l'applicazione uniforme di tali diritti è fondamentale, perché abbiamo delle interpretazioni molto diverse, le abbiamo avute in passato, e ovviamente la Corte Europea dei Diritti Umani e il Consiglio d'Europa hanno lavorato molto in questo ambito, ma il margine di discrezionalità dell'interpretazione all'interno dell'Unione Europea è piuttosto ampio. Recentemente, negli ultimi anni, abbiamo lavorato nella nostra Commissione sul miglioramento e sul potenziamento degli standard procedurali e degli standard minimi per la tutela dei diritti dei cittadini e i diritti procedurali, i principi dello Stato di diritto, seguendo una roadmap sui diritti procedurali. Per esempio, abbiamo lavorato sulla direttiva per l'accesso al difensore, il diritto alla traduzione e all'interpretazione nei procedimenti penali o il diritto ad essere informati, il diritto alle informazioni, e ovviamente noi abbiamo anche lavorato sul miglioramento della cooperazione nelle autorità giudiziarie di polizia, e penso che sia molto importante rilevare che questi percorsi sono interconnessi, perché noi riusciremo a procedere verso una maggiore cooperazione fra le autorità giudiziarie e le forze dell'ordine se, d'altro canto, abbiamo degli standard minimi molto chiari o anche degli standard unificati, che sarebbe un passo in avanti per il futuro dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Ecco, questo è quello che ci è stato chiesto dal Parlamento europeo ormai da 10 anni, e le discussioni che noi abbiamo avuto sul mandato d'arresto europeo, ovviamente in questo settore dove abbiamo il riconoscimento reciproco da un lato e gli standard minimi stabiliti da regolamenti e direttive d'altro canto. Ecco, questo è uno sviluppo che va in parallelo e talvolta non è molto chiaro quale sia l'equilibrio fra questi due approcci. Quindi la Corte di Giustizia dell'Unione Europea deve fungere da consulente, come qualcuno che ha studiato queste problematiche, ma ovviamente i giudici di Lussemburgo possono svolgere questo compito soltanto se vi sono delle questioni che vengono poste a questi giudici. E quindi lo strumento più importante, ossia il rinvio pregiudiziale, le questioni pregiudiziali e quindi le decisioni della Corte di Giustizia, ecco, questi strumenti sono fondamentali e il rinvio pregiudiziale deve essere assolutamente sostenuto e ampliato. Dobbiamo avere un riscontro e la possibilità di sviluppare un corpus giurisprudenziale da parte dell'Unione della Corte di Giustizia, quindi avere anche delle linee guida per il legislatore, come valutare avere un'interpretazione comune nei diversi sistemi giuridici nei 28 paesi. Possiamo vedere oggi, quando parliamo
delle nuove direttive, per esempio la direttiva sulla presunzione di innocenza. Ecco, vediamo che ci sono molte divergenze a livello culturale nelle nostre regole procedurali e anche nella realtà, nella prassi delle procedure della cooperazione giudiziaria di polizia. Quindi occorre discutere insieme per cercare un denominatore comune per le questioni fondamentali, ad esempio la questione di come affrontare i problemi legati alle prove, oppure fino a che punto il silenzio di un imputato, che impatto possa avere questo sulla procedura e sulle decisioni, come va andato interpretato il silenzio dell'imputato, ha un valore di cui bisogna tenere conto. Io penso che sia molto importante avere queste discussioni, quindi non soltanto a livello politico, ma anche a livello di ambienti scientifici, accademici. Quindi la vostra conferenza è estremamente importante e purtroppo non ho avuto la possibilità di partecipare a questa conferenza, perché noi abbiamo molte riunioni in corso in questa settimana, anche sessioni plenarie, quindi spero che questa conferenza possa avere un effetto positivo sull'ulteriore potenziamento e sviluppo della cooperazione giudiziaria e anche la cooperazione fra i vari giudici, e che dia delle linee guida anche al Parlamento, perché con il Trattato di Lisbona il Parlamento europeo svolge un ruolo importante nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. C'è la procedura di siamo co-legislatori, quindi abbiamo degli incontri parlamentari, e l'abbiamo fatto negli scorsi anni dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, quindi gli incontri fra i vari parlamenti nazionali, e cooperiamo con le agenzie, con Europol, Eurojust, sulle questioni ovviamente di come sia possibile avere, per esempio, istituire l'ufficio del procuratore europeo. Questo è un passo molto importante ovviamente per la integrazione europea in questo campo, per una maggiore cooperazione, per un maggiore contrasto della criminalità organizzata in particolare, ce n'è veramente bisogno, ma anche per esempio nel settore della condivisione di informazioni fra le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, dove veramente dobbiamo trovare come creare degli standard comuni. Abbiamo fatto dei passi avanti, per esempio durante i negoziati, gli ultimi negoziati sull'ordine di indagine penale europeo, e queste tematiche, queste questioni ovviamente non devono essere risposte soltanto dai parlamenti, ma occorre fare riferimento alle culture giuridiche dei vari paesi, e personalmente posso dire che attualmente non ci sono molte cause o decisioni da parte della Corte di Lussemburgo in questo settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ma abbiamo bisogno veramente che i giudici ci interpretino il quadro costituzionale, che vale per tutti noi europei, e dobbiamo dire molto chiaramente, molto francamente, che è un quadro molto sofisticato e abbiamo adesso soltanto delle basi fondamentali che sono state gettate dal Consiglio d'Europa e dalla Convenzione sui diritti umani. La Carta dei diritti fondamentali adesso stabilisce molto chiaramente, per esempio, il diritto fondamentale alla protezione dei dati, che penso sia estremamente importante in questo settore, dove possiamo vedere, per esempio, lo scorso anno c'è stato un grande dibattito sulle misure di sorveglianza, con la conservazione dei dati personali, e quindi l'impatto che questo può avere sui diritti umani è fondamentale, e quindi le tematiche quali la dignità personale, i diritti della personalità, i diritti alla riservatezza in un mondo digitalizzato. Ecco, sono tutte tematiche importanti, pertanto ritengo che ci sia molto lavoro da fare. Ovviamente
Non è, forse non è giusto aspettare che i giudici si pronuncino per determinare questo quadro. Dobbiamo discutere a livello politico la via che vogliamo intraprendere e pertanto la partecipazione al lavoro del Parlamento europeo da parte di esperti come voi, ma anche da parte del pubblico in generale, deve essere rafforzata. Abbiamo bisogno di una maggiore partecipazione, dobbiamo organizzare più conferenze come la vostra e anche ricevere input direttamente forniti ai membri del Parlamento europeo. Non siamo tanti, tuttavia, noi parlamentari, quindi abbiamo veramente bisogno che ci venga sostegno dall'esterno e veramente spero che voi possiate anche darci un po' un assunto di quello dei punti che emergeranno dalla vostra conferenza. Vi auguro buon lavoro, vi auguro un buon scambio di opinioni e spero che questa conferenza potrà portare nuove idee per la cooperazione all'interno dell'Unione Europea. Grazie. Ecco, abbiamo ascoltato la voce del Parlamento europeo, abbiamo anche avuto dalla presentazione video una idea dell'atmosfera vivace che si vive nei locali delle sedi del Parlamento europeo, quindi ha senz'altro introdotto un po' di vivacità in queste due presentazioni che sono state fatte appunto dal Presidente e dal Vicepresidente della Commissione LIBE. Se posso dire giusto una parola su questi temi, direi che la nostra conferenza sulla Corte di Giustizia, centrata sulla Corte di Giustizia, bene ha fatto a dedicare dello spazio ai rappresentanti del Parlamento europeo, perché a me sembra che una cosa accomuni le due istituzioni nel campo che ci interessa in questa sede, vale a dire nella costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare per quanto riguarda la materia penale. E la novità è data dal fatto che tutte e due queste istituzioni, la Corte ed il Parlamento, sono relativamente nuove, si affacciano da pochi anni in un terreno in precedenza strettamente riservato alla cooperazione intergovernativa tra gli Stati membri. E devo dire che anche gli stessi ministri e ministeri della giustizia, a volte dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in poi, hanno dovuto imparare a dialogare con il Parlamento europeo, che è diventato codecisore in materia penale e di cooperazione di polizia soltanto dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona in poi. Quindi è stato anche per noi, per chi rappresenta i ministeri della giustizia, una novità quella di avere a che fare con nuovi interlocutori, quindi non soltanto dover affrontare i negoziati all'interno del Consiglio con gli altri Stati membri, ma dover anche tener conto, come è doveroso, come è giusto, delle posizioni del Parlamento europeo, che è codecisore anche ormai in tutte queste materie. Così come dobbiamo tener conto di una giurisprudenza, quella della Corte, che nei relativamente pochi anni che sono passati dalle prime sentenze in materia pregiudiziale, in particolare dall'affare Gozutok, ha affermato un suo ruolo ben preciso e ben deciso in queste materie anche della cooperazione penale. E quindi da qui la volontà della Presidenza italiana, che è in corso, di avere un dialogo pieno con il Parlamento europeo su tutti i dossier, nonostante la difficoltà del momento istituzionale legato al fatto che, come sapete, le elezioni parlamentari hanno avuto luogo praticamente all'inizio, subito prima, la vigilia della Presidenza italiana, e poi il successivo insediamento delle commissioni parlamentari, che è avvenuto solo in settembre praticamente, non ci ha permesso di programmare in anticipo, come normalmente avviene, tutto il dialogo con l'altra istituzione. Nonostante questa situazione istituzionalmente difficile, devo dire che ci siamo mossi in fretta,
Non appena abbiamo avuto la costituzione delle commissioni parlamentari e anche la designazione dei relatori sui differenti dossier, abbiamo avviato subito un dialogo con gli stessi. Su alcuni testi molto rilevanti, come per esempio la proposta di direttiva sulla protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea, il giorno stesso della designazione dei relatori, la Presidenza italiana ha incontrato gli stessi per iniziare una procedura informale di trilogo con Parlamento e Commissione. Anche su altri dossier abbiamo avanzato, ma soprattutto abbiamo avuto cura di impegnarci ad informare pienamente il Parlamento europeo anche di un dossier specifico, quello sulla costituzione dell'ufficio di procura europeo, sul quale, badate bene, il Parlamento europeo non è codecisore, ma deve soltanto dare la propria approvazione alla fine dei lavori. Sappiamo tutti però quanto sia importante coinvolgere il Parlamento anche su questo file che, oltretutto, è strettamente legato alla proposta di direttiva sulla protezione degli interessi finanziari, e quindi la Presidenza, sin dall'inizio dei suoi lavori, si era impegnata ad informare pienamente il Parlamento dell'avanzamento dei lavori su questo dossier. E lo faremo proprio la prossima settimana, il 20 novembre. Abbiamo previsto un incontro con la Commissione Libe del Parlamento europeo per informare la Commissione tanto per quanto riguarda l'avanzamento del dossier sulla proposta di modifica di Eurojust, ma anche per informare pienamente il Parlamento di quanto sta avvenendo sul dossier relativo alla creazione di una procura europea, in questo modo mantenendo fede al nostro impegno assunto all'inizio della Presidenza. Ecco, è un elemento appunto di informazione che volevo offrirvi e credo che cada bene proprio in una, potrei dire, perfetta strutturazione di questa serie di interventi che appunto, accanto alle voci che abbiamo ascoltato ieri dell'Accademia, della Corte di Giustizia, delle amministrazioni, oggi si è aperto appunto con gli interventi dei rappresentanti dell'istituzione che ha maggiormente vocazione a rappresentare l'anima democratica della nostra Unione. Io a questo punto mi fermerei e darei volentieri la parola alla professoressa Ligheti per proseguire con i nostri lavori. Katalin, prego. Thank you very much, Lorenzo. Very good morning, ladies and gentlemen. We shall look this morning into the future challenge. Guarderemo adesso le sfide future che la Corte di Giustizia è chiamata ad affrontare nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Già ieri è stato detto che questo campo è un campo unico senza un ordinamento unico e penso che se noi adesso guardiamo le tre presentazioni che avremo questa mattina, la sfida principale o una delle sfide principali risiede proprio nella frammentazione di questo spazio. Attualmente abbiamo già una frammentazione di diritto sostanziale e procedurale in determinati strumenti giuridici, in ordinamenti giuridici differenti, che sicuramente provocherà dei problemi sia nella tutela giuridica, ma è anche destinato a determinare problemi di scelta del foro. Anche qui, vista la frammentazione, la protezione giudiziaria offerta dalle corti è fondamentale per la legittimità dello spazio di libertà, giustizia e sicurezza. Quindi come sarà fornita questa legittimità dagli organi giurisdizionali in futuro? Perché avremo una maggiore frammentazione nel settore. Sicuramente una frammentazione che può nascere è dovuta alla creazione di nuovi attori giudiziari nell'area. Noi sappiamo che c'è una proposta, la proposta di ristabilire l'ufficio del procuratore europeo e ci sono dei negoziati in corso e 2 settimane fa abbiamo avuto una conferenza
anche con la presenza di Lorenzo Salazar, abbiamo quindi discusso dell'ufficio del pubblico, del procuratore pubblico, e si è parlato della struttura di questo ufficio, quindi non voglio affrontare dettagli, ma se conoscete la proposta, sapete che la proposta della Commissione mira a centralizzare e a decentralizzare alcune funzioni del procuratore in questo settore allo stesso tempo. Quindi l'obiettivo di questa proposta è una amministrazione multilivello della giustizia penale a livello dell'Unione Europea. Quindi come l'amministrazione della giustizia multilivello può funzionare nell'Unione, quindi come che impatto avrà sui diritti individuali? Ecco, si tratta di una questione molto complessa e penso che sia interessante notare che la proposta della Commissione cerca di limitare i poteri della Corte di giustizia a livello di sindacato, di legittimità su questa nuova istituzione. E questo ovviamente suscita determinate ambiguità, dal momento che i giudici nazionali, e possiamo chiederci anche quanto i giudici nazionali saranno in grado di esaminare la legittimità di una struttura, di un attore europeo parzialmente centralizzato. Quindi l'articolo 87 del TFUE, abbiamo un riferimento alla possibilità di adottare norme applicabili al controllo giurisdizionale relativamente al procuratore europeo. Questo però non vuol dire che il Consiglio e il Parlamento europeo possano lasciare da parte il sistema dei trattati della protezione in materia di protezione giudiziaria. Quindi l'idea del sistema e dell'ordinamento giuridico dell'Unione europea è che la Corte europea possa fornire dei rimedi effettivi ai singoli cittadini se sono colpiti da atti di istituzione o di attori europei. Penso che la proposta del procuratore europeo stravolga un po' questa idea, e la domanda è se ciò sia possibile. Ovviamente questo introdurrà una certa arbitrarietà nel sistema e quindi avremo una specifica presentazione su questo. Un altro aspetto relativo alla frammentazione, quindi una possibilità di frammentazione che viene insieme alla proposta del procuratore europeo, è la cooperazione rafforzata. Sapete che in base al trattato sul funzionamento dell'Unione Europea è possibile stabilire questo nuovo attore giudiziario soltanto se alcuni Stati membri partecipano, quindi decidono per la cooperazione rafforzata, e attualmente la cooperazione rafforzata non fa parte dell'agenda politica, non è negoziata. Ma questo non vuol dire che non avremo alla fine una cooperazione rafforzata e una situazione in cui avremo degli stati che partecipano al procuratore europeo, stati che non partecipano. Sicuramente avremo un stato, la Danimarca, che non parteciperà, e quindi mi chiedo fino a che punto sia realistico pensare che il Regno Unito eserciterà l'opt-in per questo strumento. Quindi vedete che c'è un'ulteriore frammentazione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia che è stato determinato dal block opt-out del Regno Unito, e noi sappiamo che nel frattempo c'è un block opt-in relativamente al Regno Unito. Ma se guardiamo la lista di strumenti, e non devo dire che non sono riuscita a trovare l'elenco completo delle misure, ma tuttavia quello che è stato negoziato e quello che è stato concordato è che il Regno Unito rientrerà in Eurojust e Europol, e ci potremmo chiedere anche quanto a lungo vivrà questo opt back in, questo rientro del Regno Unito, perché questo strumento in futuro potrebbe essere sostituito da un regolamento Europol e un regolamento Eurojust, e quindi non c'è garanzia che il Regno Unito parteciperà a questi nuovi strumenti. Ritengo che
questo sistema di opt-in e opt-out, questa cooperazione rafforzata, questa amministrazione della giustizia penale multilivello ci porti ad un sistema molto complesso di protezione giudiziaria, forse un sistema anche confuso di tutela giurisdizionale che solleva alcune questioni fondamentali sulla legittimità dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Quindi guardiamo adesso, esaminiamo gli effetti della lisbonizzazione, cosiddetta lisbonizzazione. Ieri abbiamo sentito che la Commissione molto spesso utilizza la tecnica di rifusione per sostituire o per abrogare decisioni quadro passate, per sostituirle mediante direttive. La questione è quali siano gli effetti giuridici di queste direttive rispetto alla frammentazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Abbiamo un relatore veramente autorevole, un professore di diritto penale all'Università di Monaco e che è anche un esperto di diritto penale europeo, il professor Satzker. Quindi adesso cedo a lui la parola. Thank you very much, Ms. President. Grazie, signor Presidente, cari colleghi, signore e signori. Sono molto lieto di essere qui, di essere stato invitato a questa conferenza organizzata in modo eccellente. E ringrazio anche per la meravigliosa cena di ieri, che non dimenticherò presto. Quindi, in breve, è stato veramente bello, quindi, ma sono qui anche adesso per presentare la mia presentazione. Quindi la prima cosa a cui ho pensato quando ho ricevuto il titolo della presentazione, gli effetti giuridici delle direttive che modificano e abrogano le decisioni di quadro pre-Lisbona, sono stato un po' sorpreso perché mi sono chiesto cosa c'è di tanto speciale e quindi ci ho pensato molto a lungo, circa 50 volte, e non sono sicuro di aver trovato veramente la specialità di questo argomento. Ieri, inoltre, ho seguito tutte quante le discussioni su questo punto e ho riscontrato che molti aspetti che volevo affrontare sono già stati toccati. Quindi non sono sicuro di non essere noioso oggi, cercherò di lasciare tutte quante le cose che sono già state affrontate dagli altri oratori e cercherò di essere molto breve sui punti che sono già stati affrontati e mi concentrerò invece su alcuni piccoli esempi che potrebbero dar vita a problemi nel futuro o perlomeno da un punto di vista teorico-accademico potrebbero essere interessanti. Quindi, in primo luogo, lascerò fuori tutte quante le basi che voi già conoscete, cos'è una decisione quadro, cosa era, se era basata sull'articolo 34 del vecchio trattato sull'Unione Europea, che adesso abbiamo tutti quanti gli argomenti che sono enumerati nell'articolo 288 del TFUE. Per me è importante avere presente questo articolo, articolo 9, paragrafo 1 del protocollo 36, che è stato menzionato molte volte ieri, ma per il mio argomento è fondamentale che noi sappiamo che le vecchie decisioni quadro sono sopravvissute e quindi gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni e delle agenzie dell'Unione adottate sulla base del trattato sull'Unione Europea prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, che fa riferimento anche alle decisioni quadro ovviamente, sono conservati fin tanto che questi atti non siano abrogati, annullati o modificati nell'applicazione di questi trattati, dei trattati. Quindi per un periodo di 5 anni, che sappiamo che abbiamo questo periodo transitorio, ma questo fa riferimento soltanto ad aspetti relativi a questi atti vecchi, quindi qui abbiamo l'esclusione della procedura di infrazione da una parte e la limitazione della giurisdizione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea
in base alla decisione degli Stati membri di fare una dichiarazione in merito alla giurisdizione. Ecco, questi sono i due aspetti che sono affrontati all'articolo 10 del protocollo. Ma come conseguenza del numero incredibile di decisioni quadro che formavano la base della cooperazione giudiziaria in materia penale, alla fine del 2009 la nuova strategia delle istituzioni europee doveva... Quindi le istituzioni europee dovevano disponibilizzare la decisione quadro, che comporta, come è già stato detto nell'articolo 10 della dichiarazione 50 del Trattato di Lisbona, che è stata già menzionata ieri, quindi il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione devono sottoporre a revisione la legislazione passata e adottare atti giuridici che modificano o sostituiscono la legislazione pre-Lisbona dove necessario. Adesso affronterò questi atti lisbonizzanti e i loro effetti, perché ovviamente questo ha anche un impatto sulla giurisdizione della Corte di Giustizia. Prima di tutto, la domanda molto naif, se volete: quali strumenti giuridici possono essere utilizzati per modificare o abrogare una decisione quadro? Perché solitamente si dice che se si vuole modificare una decisione quadro lo si fa tramite un'altra decisione quadro, ma dal momento che non esistono più decisioni quadro, allora occorre far ricorso a uno strumento diverso. Come ci leggiamo nell'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo 6, deve essere possibile abrogare, modificare o annullare una decisione quadro in base al Trattato di Lisbona. Quindi dobbiamo avere una diversa forma per fare ciò, quindi nell'applicazione dei trattati, che questo può far riferimento soltanto ai trattati in vigore, quindi l'articolo 288 del TFUE, dove c'è un elenco di questi strumenti. Quindi facciamo dire che tutte le forme di strumenti giuridici sono a disposizione del legislatore europeo. Tutti questi strumenti possono essere usati in via di principio. Sebbene una modifica della decisione quadro non è concepibile soltanto attraverso una direttiva, per esempio potrebbe essere in teoria anche un regolamento, ma dal momento che la decisione quadro assomiglia molto ad una direttiva, si suggerisce che lo strumento questo sia lo strumento giuridico di scelta. Ma non bisogna trascurare che, sebbene vi siano delle somiglianze fra decisioni quadro e direttive, somiglianze ovvie, ci sono delle differenze molto importanti. La decisione quadro richiede l'unanimità nel Consiglio, il Parlamento europeo deve essere soltanto consultato e i Parlamenti nazionali avevano meno poteri, specialmente in relazione a questioni di sussidiarietà. Per quanto riguarda gli effetti, la differenza principale era che l'articolo 34 del TFUE quindi escludeva esplicitamente gli effetti diretti delle decisioni quadro, mentre questi effetti sono stati riconosciuti da lungo tempo, oppure a certe determinate condizioni, da parte della Corte di Giustizia per quanto riguarda le direttive. Quindi, se il legislatore sceglie una direttiva per modificare o abrogare una decisione quadro, questo deve essere il punto di partenza, una direttiva ordinaria nel ex articolo 288 del Trattato sul funzionamento dell'Unione. Quindi, in generale, le regole decisorie della comunità si applicano, quindi voto a maggioranza del Consiglio e adozione congiunta della legislazione europea dal Consiglio e dal Parlamento in base alla procedura legislativa ordinaria. Per quanto riguarda la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, tuttavia ci sono delle regole specifiche, quindi, come abbiamo già detto, quindi il freno d'emergenza nel caso di atti adottati in base all'articolo 82 e paragrafo 3, e pertanto si stabilisce che il freno d'emergenza può essere tirato se uno Stato membro ritiene che una proposta di direttiva pregiudicherebbe aspetti fondamentali del proprio sistema di giustizia penale. Tre Stati membri, quindi il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca, non sono vincolati dagli atti in questo settore e hanno una certa flessibilità, e questo è anche un altro punto, un altro elemento di differenza, perché
questo è stato esteso in base al nuovo trattato. Quindi quali sono gli effetti delle direttive che modificano o che abrogano la decisione quadro? L'effetto principale è un obbligo, cui rincapo ai legislatori nazionali che sono normalmente destinatari di una direttiva. Nel nostro caso, quando la direttiva è utilizzata per modificare una decisione quadro preesistente, gli Stati membri devono adattare la propria legislazione nazionale alle finalità stabilite nella decisione quadro, così come modificata dalla direttiva, entro i termini stabiliti per l'applicazione dalla direttiva. Se il legislatore europeo utilizza semplicemente una direttiva per abrogare una decisione quadro senza formulare nuovi obiettivi per il futuro, allora l'effetto sarà semplicemente negativo. Quindi le obbligazioni vincolanti giuridicamente degli Stati membri saranno eliminate e gli Stati membri saranno di nuovo liberi di legiferare come vogliono, nonostante altri obblighi in base al diritto dell'Unione. Una direttiva, tuttavia, può soltanto creare obblighi per gli Stati membri per i quali è vincolante. E quindi, in base al Trattato di Lisbona, ci sono due eccezioni. La prima è che se la direttiva di modifica è basata sull'articolo 82-83 del Trattato e uno Stato membro ritiene che le direttive pregiudicherebbero aspetti fondamentali del proprio sistema di giustizia penale, e lo Stato membro, a seguito delle procedure e disposizioni complesse stabilite nel paragrafo 3, quindi lo Stato membro non è vincolato dalla direttiva. Tuttavia, e anche qui ci parliamo della Corte di Giustizia, non è chiaro cosa siano gli aspetti fondamentali del sistema di giustizia penale e se la Corte di Giustizia abbia giurisdizione per pronunciarsi sulla ammissibilità del freno d'emergenza. La risposta a queste questioni dipende sulle disposizioni che vengono interpretate, quindi se la disposizione sia interpretata dalla prospettiva dello Stato membro o dalla prospettiva dal punto di vista dell'Unione Europea. Dal momento che la disposizione fa parte dei trattati europei, si potrebbe essere tentati a favorire esclusivamente uno standard europeo della sua interpretazione. Quindi la conseguenza sarebbe che l'interpretazione dei prerequisiti per usare il freno d'emergenza rientra nella giurisdizione della Corte di Giustizia. Tuttavia, la finalità specifica della disposizione è salvaguardare le identità nazionali degli Stati membri e proteggere i loro sistemi di giustizia penale e, di conseguenza, una certa discrezionalità deve essere lasciata agli Stati membri e essere esenti dalla giurisdizione della Corte di Giustizia. Questa discrezionalità, tuttavia, viene superata se lo Stato membro persegue scopi che non sono legati all'integrità del proprio sistema di giustizia penale interno, altrimenti lo Stato membro potrebbe paralizzare la legislazione europea abusando del freno d'emergenza, che sarebbe incoerente con i principi consolidati di maggioranza. A parte aspetti veramente fondamentali, un sistema giuridico di uno Stato membro non ha una protezione specifica ex articolo 83 paragrafo 3 o articolo 82 paragrafo 3. Sebbene gli Stati membri godano di una certa discrezionalità nella definizione degli aspetti fondamentali, anche qui lo voglio sottolineare, la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi sul uso o abuso del freno d'emergenza. La seconda eccezione alla forza vincolante delle direttive è legata agli Stati membri che escono alle condizioni stabilite dal protocollo 21 e 22 del Trattato di Lisbona, quindi l'opt-out, quindi Regno Unito, Irlanda e Danimarca, che vedremo maggiori dettagli su questo. Ed è ovvio che queste eccezioni sull'opt-out, l'opt-in e il freno di emergenza contribuisce al pericolo di una diversità considerevole o più precisamente negativamente condizioni disomogenee all'interno dell'Unione Europea, che è, se vogliamo, come ha detto Caterina Righetti,
l'opposto di un spazio giudiziario unico, uniforme, a cui aspira l'Unione Europea. Dal momento che le direttive in base al Trattato di Lisbona possono avere effetto diretto, questo è anche vero per una direttiva che modifica o abroga una decisione quadro, che, come ho già detto, è una direttiva ordinaria, secondo la giurisprudenza della Corte. Una direttiva è o può avere effetti diretti se rispetta a questi prerequisiti: deve essere chiara e precisa, essere esente da ambiguità, e il termine per l'applicazione deve essere terminato. La direttiva deve avere effetti benefici per le persone coinvolte. Dal momento che le direttive riguardo al diritto penale e sostanziale ha degli effetti diretti su, ha degli effetti per gli individui, quindi gli effetti di queste direttive possono essere esclusi. Quindi diciamo che normalmente non ci sono effetti diretti, eccetto il caso utilizzati, per esempio menzionato dal professor Grasso, il caso Dini. Quindi gli effetti diretti possono essere più importanti per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria e la procedura penale. Ci sono diverse disposizioni nelle direttive adottate in base al Trattato di Lisbona che soddisfano queste direttive. In particolare anche per le direttive che sostituiscono decisioni quadro. L'articolo 6 è un esempio della direttiva che stabilisce standard minimi sui diritti, per i diritti della protezione delle vittime di reato, e che sostituisce la decisione quadro del 2012-29-220 GAI. Quindi, come si dice dal titolo stesso, la disposizione che ho menzionato qui dice che gli Stati membri assicureranno che le vittime non sono informate del diritto di ricevere le seguenti informazioni riguardo al procedimento penale avviato a seguito di una querela, di una denuncia relativamente ad un reato subito dalla vittima, e quindi riceveranno queste informazioni a richiesta, le decisioni per esempio di archiviazione, di terminare le indagini preliminari. Quindi il diritto a ricevere informazioni sembra essere stabilito senza ambiguità in questa direttiva, il diritto conferito alla vittima, in modo che dopo la scadenza del termine l'articolo dovrebbe essere direttamente applicabile. Ovviamente questo effetto diretto non può esistere soltanto in quegli Stati membri per cui la direttiva è legalmente vincolante, come ho già detto. Per quanto riguarda la decisione quadro di modifica, quindi la modifica delle direttive, delle decisioni quadro attraverso direttive, ci sono delle questioni che sembrano irrisolte. È possibile che modificando una decisione quadro attraverso una direttiva delle singole disposizioni nella decisione quadro possano divenire avere efficacia diretta? Cosa voglio dire? Se una decisione quadro è modificata da una direttiva, ci sono due modi diversi per interpretare il carattere della decisione quadro modificata. Prima di tutto si potrebbe dire, applicando l'articolo 9, paragrafo 1 del protocollo numero 36, che la decisione quadro, nella misura in cui non è modificata o abrogata o annullata, mantiene gli effetti di una decisione quadro dopo la modifica. Soltanto la singola disposizione modificata dalla direttiva cambia carattere giuridico ed è una disposizione di una direttiva da ora in poi. La vecchia decisione quadro quindi è uno strumento giuridico misto che consiste da composto da elementi della direttiva e della decisione quadro. Pertanto il effetto diretto è possibile solo se l'elemento della direttiva risponde alle condizioni della Corte che ho menzionato. Ma c'è un diverso approccio. Quindi, fin tanto che quando il legislatore modifica la decisione quadro, l'atto assume il carattere giuridico di una direttiva. Quindi, se facciamo riferimento a Remida, penso che questa possa essere
richiamata la teoria del tocco dell'Emida, quindi un atto che è toccato da una direttiva di emendamento è trasformato in una direttiva. La conseguenza è che tutti gli elementi all'interno della vecchia decisione quadro che soddisfano i requisiti per l'effetto diretto possono essere invocati dai singoli e fatti valere dinanzi alle corti. Vediamo un esempio. L'articolo 3 della direttiva 2012-13 UE sul diritto all'informazione alle informazioni nei procedimenti penali affronta il diritto di informazione sui diritti e dice: gli Stati membri assicurano che gli indagati e gli imputati siano informati tempestivamente riguardo ai seguenti diritti procedurali applicabili in base al diritto nazionale per poter esercitare questi diritti in modo efficace, per esempio il diritto di avere accesso ad un avvocato e altri diritti che sono elencati nella direttiva. Sebbene vi sia una cautela, perché si dice nella misura in cui siano applicabili in base al diritto nazionale, il risultato che vi deve essere l'accesso a un avvocato oppure il diritto di restare in silenzio. Questi sono detti molto chiaramente, soltanto gli aspetti tecnici sono lasciati al diritto nazionale. Se questa garanzia esista, non è lasciata alla discrezionalità del legislatore nazionale. E ritengo che si può dire che la disposizione può essere considerata sufficientemente chiara e può produrre effetti diretti. Se poi guardiamo all'articolo 11, paragrafo 2 della decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, vediamo che contiene anche una disposizione riguardo ai diritti della persona richiesta. E dice: la persona richiesta che è arrestata ai fini dell'esecuzione di un mandato d'arresto europeo ha il diritto ad essere assistita da un avvocato, da un interprete, in base al diritto nazionale. Quindi abbiamo anche qui una situazione simile. I diritti conferiti all'individuo nella decisione quadro sono estesi dalla nuova direttiva. Si può dire quindi che la decisione quadro è modificata dalla direttiva. In base alla prima opinione, soltanto le parti modificate della decisione quadro assumono il carattere di una direttiva, ma non si può notare alcun cambiamento significativo dal momento che i diritti più ampi della direttiva sono applicabili direttamente. La questione se le disposizioni simili della vecchia decisione quadro possono essere invocati è irrilevante. Ma se invece assumiamo il secondo approccio, quindi la teoria del Remida, l'esempio diventa più interessante. Dal momento che la direttiva sul diritto di informazione in materia penale tocca per quantomeno la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo in un punto, il diritto della persona richiesta, allora tutta la decisione quadro avrebbe il carattere giuridico di una direttiva. Pertanto altre disposizioni nell'ambito della direttiva quadro sul MAE potrebbero produrre effetto diretto se le condizioni della Corte sono soddisfatte. E vi è un'altra disposizione nella decisione quadro sul mandato d'arresto che potrebbe essere sufficientemente chiara e non ambigua e beneficiare l'individuo. Quindi l'articolo 3 che stabilisce i motivi per la non esecuzione obbligatoria del mandato d'arresto europeo. Pertanto il mandato d'arresto europeo non deve essere eseguito se la persona coinvolta a causa della sua età non è responsabile penalmente per gli atti in base al quale è stato emesso il mandato d'arresto in base alla legge dello stato di esecuzione. Quindi i motivi di non esecuzione obbligatori in questo caso sono definiti chiaramente, non sono ambigui e sono favorevoli alla persona colpita da mandato d'arresto. Pertanto è possibile l'effetto diretto se seguiamo la seconda opinione e se accettiamo che tutto il mandato d'arresto europeo, che tutta la decisione quadro sul mandato d'arresto europeo acquisisce il carattere di direttiva a causa per essere stata toccata dal Remida. Come ho detto, per quanto mi concerne il problema non è risolto. La teoria del Remida è da un certo punto di vista sostenuta dall'articolo 10, paragrafo 2 del protocollo numero 36, che
stabilisce per il periodo transitorio che la modifica di un atto di cui al paragrafo 1 comporta che, con riguardo all'effetto modificato nei confronti degli Stati membri ai quali esso si applica, le attribuzioni delle, e quindi parliamo di procedure di infrazione, quindi le attribuzioni delle istituzioni menzionate in detto paragrafo si applicano a quelle previste dai trattati. Quindi parliamo dell'intero atto modificato nei confronti degli Stati membri. Quindi l'articolo 10 paragrafo 2 mostra che il cambiamento comporta un cambiamento di tutto l'atto giuridico, non soltanto in relazione alla disposizione modificata. D'altro canto il paragrafo 2 dell'articolo 10 è molto una disposizione speciale che si riferisce al periodo transitorio, che è pertanto più importante, soltanto due effetti: la procedura di infrazione e la giurisdizione illimitata della Corte. Questo è il motivo per cui il paragrafo 2 dell'articolo 10 non rende equivalente la disposizione quadro con l'atto di modifica, e questo è un argomento contro la teoria del Remida. Non bisogna dimenticare che una semplice trasformazione di una decisione quadro in una direttiva è problematica anche dal punto di vista della legittimazione democratica, perché le vecchie decisioni quadro erano state criticate perché vi era una scarsa legittimazione democratica, in quanto il Parlamento europeo non aveva un'influenza sufficiente nel processo legislativo. Questo è stato cambiato col Trattato di Lisbona, ma la disponizione delle vecchie decisioni quadro può essere superata, può soltanto superare il deficit democratico se le disposizioni disponizzate sono sottoposte alle nuove procedure. La teoria di Remida quindi non prende in considerazione sufficientemente questo aspetto. Altri problemi ovviamente sorgono se non tutti gli Stati membri sono vincolati da una direttiva di modifica, perché per esempio tirano il freno d'emergenza o perché non possono o non vogliono aderire ad una misura specifica. Dal punto di vista della maggioranza degli Stati membri, che invece sostengono la direttiva di emendamento, di modifica, la decisione quadro è modificata, quindi in conseguenza la disposizione modificata ha il carattere di una direttiva e può avere effetto diretto. Ma da questo punto di vista per lo Stato non partecipante non vi è modifica della decisione quadro, ma se si segue la teoria del Remida il risultato è ancora più complesso, perché l'intera decisione quadro sarà considerata una direttiva, ma soltanto per quegli Stati membri che hanno appoggiato l'atto di modifica. E cosa succede per quanto riguarda gli Stati non partecipanti? La decisione quadro mantiene il proprio carattere giuridico di decisione quadro, con la conseguenza che l'effetto diretto non sarebbe impossibile, mentre la decisione quadro acquisisce la natura di una direttiva in relazione allo Stato partecipante. Forse vi ho confuso completamente, ma posso soltanto segnalare alcuni problemi che possono sorgere se si adotta questa interpretazione. Adesso concludo. C'è un altro aspetto importante, una conseguenza importante delle direttive che modificano le decisioni quadro, ma è già stato affrontato da Fritz Seder, per esempio, quindi sono completamente d'accordo con lui, come in genere è così. L'interpretazione conforme si applica anche a queste alle decisioni quadro esistenti in base alla giurisprudenza Pupino. Quindi questa giurisprudenza sarà importante fin tanto che le decisioni quadro continueranno ad esistere, ma come ho detto non voglio soffermarmi su questo punto. Quindi le mie conclusioni: anche dopo il 30 di questo mese le decisioni quadro continueranno ad avere una certa importanza nel diritto europeo, tuttavia l'idea di lisbonizzare il diritto creato dalle decisioni quadro deve essere lo scopo delle istituzioni UE. Offre la possibilità di valutare criticamente la legislazione e correggere il diritto non coerente e in generale basare le nuove leggi sui principi che sono, come è stato sottolineato dalla Commissione, dal Parlamento europeo e come è anche stato sostenuto dagli accademici, come per esempio l'iniziativa di politica penale europea, i nostri due manifesti, uno sul diritto sostanziale penale e l'altro sul diritto procedurale. Grazie per l'attenzione.
Thank you very much, Professor Satzger, for having showed us that questo titolo che non sembrava così allettante all'inizio mostra che dopo il periodo di transizione non avremo risolto ma creato un numero di nuovi problemi. Io penso che ci sono tanti punti da discutere e lo faremo, ma prima avremo il nostro coffee break e poi ascolteremo il dibattito.